È l'evento più atteso dell'anno. L'ultima gara della stagione. Qui si può consolidare un'annata gloriosa o cercare il riscatto per una stagione al di sotto delle aspettative. Il tracciato si sviluppa tutto attorno al Cansiglio e prevede come punto di partenza l'abitato di Polcenigo. Per chi non lo sapesse, lì ha vissuto l'infanzia Pasch e quindi non potrà come al suo solito non essere presente alla competizione, anzi dovrà fare da patron. In questa località sono numerosi e ricchi di interesse i punti di attrazione turistica. Il centro cittadino, con la sua piazza cinta da palazzi d'epoca, è assolutamente incantevole. Tra questi palazzi di piazza Plebiscito è da segnalare quello che ospita la rinomata pizzeria Alvecchio Caffè, la cui fama deriva dalla bontà delle sue pizze ed in particolar modo dal calzone farcito. Per deliziare gli occhi delle persone al seguito la partenza di questa terza edizione della Coppa Union è stata fissata nelle vicinanze della piccola frazione di Gorgazzo. Dopo aver goduto di tanta bellezza è il momento di faticare. Dopo Sarone la strada sale fino alla Crosetta per poi affrontare il tratto finale fino ad arrivare in vetta al Monte Pizzoc. Scusate, mi dicono dalla regia che la pronuncia corretta è Pizzoc. È su questo temibile arrivo in salita che verrà fatta selezione da subito. Ci si aspetta un barba aggressivo fin dall'inizio e ritmi esagerati dai primi tornanti. La quota di arrivo è già indicativa per comprendere quanto questa salita possa entrare di diritto fra i tapponi dolomitici dei poveri. La salita è lunga ed impegnativa. La selezione, come sul Matajur, sarà fatta da dietro. In vetta a ripagare tanta fatica ci sarà il meraviglioso panorama che da questa altitudine si gode, con nuvole o senza. L'altimetria lascia senza parole. 24 km di salita. 1500 metri di dislivello. Pendenza media del 7%. Qui ci sarà da sudare ed i giochi di squadra non serviranno. Al termine della competizione, come da tradizione, è previsto un ricco banchetto presso qualche malga o rifugio. La friulanità confida in frigo con polenta e piatti di carne. L'unico problema potrebbe essere che a queste longitudini non si trovi l'Union Pivot. Confidiamo nella scorta che sarà presente nella vettura ammiraglia.